Angelo Sidoti, o capobarca. C'era un timoniere che era un timone, ma tra di loro stavano qua a poppa. Stavano tagliando il rite. E io stavo passando da poppa a prua, verso la timoneria. Poi ho sentito un colpo. C'era Cipolla che pareva diventato una statua di marmo. Allora tagliavo subito un novano. E mi sono reso conto che un povero Frank era morto. Tu da questa storia devi uscire a testa alta, come tuo diritto. E invece hai sempre questo atteggiamento assurdo. Manco l'hai voluto denunciare a quel pezzo di merda. Ma non serve a niente denunciare, te l'ho detto mille volte. I cassetti della procura sono pieni di denunce contro i pentiti. E allora va bene, facciamoci derubare. Ma non volevo dire questo. Sto solo dicendo che nel mio caso è inutile. Spero però che tu possa cambiare idea. Ma sei tosto? Sì, sono tosto. Ma lei che cerca? Ogni stanza ha un colore diverso. Li feci fare personalmente io, Chris. Troppo un po' tante, eh? Di lusso. Ora ci posso fare pure una piscina, ma non per mia. Io manco so nuotare. Per voi, per gli amici. Così quando volete venite qui e vi pigliate un poco di fresco. Anzi, Toto, quando ti sposi hai dei figli, li porti qua a sciacquarsi i piedi. Hai capito? Grazie, Susanna. Aspetta, fammi provare questa cosa. Toto, però per godersi questi piaceri bisogna starsene belli quieti. Voi vi state sbagliando, ve l'ho detto. Io non ho fatto niente, ho fatto solo il mio lavoro. Lo sa che per il suo lavoro stanno morendo delle persone? Ma che state dicendo? Di cosa parlate? Non ne ho la più pallida idea! Arrivo sta kite. Di fatto il compagno uomo, questo sta stato. Bene essere. Che dici? C'è cosa? È l'istituto della previdenza sociale che purtroppo respinge la domanda per l'assegno familiare. Ecco, faccio niente, faccio! Aspano, Ora facciamo il ricorso. Arrivo il ricorso! Ricorso, ricorso, ricorso! Avete che avete fatto le tutte le mie! Non ti mettere a sconnessare, no, però! No, onorevole, che cambiano lavoro, ma il tetto! Roma, mosca, dove è Dio! Buttare la pedda mai, va! Va bene. Se le cose stanno come dice lei, il codice penale parla chiaro. Articolo 643. Circonvenzione di incapace. I responsabili rischiano la reclusione da 2 a 6 anni. 6 anni è buono. Firmi qui e qui. Poi non dimentichiamo la truffa aggravata ai danni dello Stato. Va bene, però per quello ci vogliono le prove. Le prove? Ma quale prove? Va bene, faremo delle indagini. Basta che se ne va. 1 e 2. Quando Giuliano decide di mozzicare, fa male. Lo capiste? Lo capì. Ora ridi, amore. Sorridi. Di più, di più. Ah, così bravo. Cazzo con Manasse? Ma no, niente. Come niente? E che succede? E io che saggio. Che facciamo? Per ora chiamo niente. Vedi che ci provo io, Mangia lo scarpariello, è meglio. Ti scante.